Tiberio Rabboni, assessore all'agricoltura della regione Emilia-Romagna. Oggi per lui forse si apre una nuova soddisfazione e anche una nuova fatica. Infatti una nuova DOP si aggiunge al paniere già ampio e importante delle DOP dell'Emilia-Romagna. Un'opportunità? Un'occasione? Entrambe le cose. Questa sarà la 30ª DOP IGP dell'Emilia-Romagna, che consolida un primato europeo a testimonianza del fatto che in questa regione l'agricoltura e i prodotti alimentari hanno la loro forza nella storia, nella tradizione e nella valorizzazione della biodiversità agricola ed alimentare. È una tutela ed è anche un riconoscimento di unicità che l'Europa consegna a questo prodotto straordinario e al suo territorio. Ora si tratta di usare al meglio questo riconoscimento valorizzandolo sotto il profilo commerciale. E allora insomma si tratta di andare sui mercati nazionali importanti, quelli in grado di riconoscere il valore economico di un prodotto unico come questo, e anche andare sui mercati internazionali. La regione è pronta a fare la sua parte a fianco del consorzio di tutela e a quello di commercializzazione. Abbiamo diversi programmi in Italia e all'estero di promozione che condivideremo senz'altro con il formaggio di Fosso di Sogliano. Assessore, gli operatori forse stanno cominciando a diventare un po' più maturi, che riconoscono quanto sia importante arrivare all'ottenimento di un riconoscimento di questo genere, e forse si può dire che hanno cominciato ad imparare a fare in miglior modo sistema? Sì, io penso che il risultato che si è conseguito sia l'espressione di questa maturità. Risultati come questi si portano a casa se si sa lavorare in squadra, se si sa stare insieme, se si sa fare sistema. Naturalmente da qui ora bisogna partire con ulteriori traguardi. Da questo punto di vista bisogna organizzare la filiera, bisogna mettere insieme gli allevatori, i trasformatori, gli infossatori e anche le strutture commerciali, se vogliamo che il valore che può derivare da questa nuova DOP resti sul territorio e venga equamente distribuito tra i suoi protagonisti. Noi peraltro abbiamo anche la possibilità di aiutare progetti di filiera attraverso concorsi finanziari importanti, sia finanziando progetti di filiera sia abbattendo i costi della certificazione, abbiamo misure ad hoc in questo senso, sia migliorando il benessere animale negli allevamenti. L'assessore Tiberio Rabboni ha sicuramente le idee chiare in materia, oggi anche una forza più nuova e più importante per poter farci conoscere e promuovere i nostri prodotti al di fuori dei mercati italiani. Lo ringraziamo per questa intervista. Gianluigi Veronesi, gruppo editoriale Degusta News Food.